non c'è nessuno studioso in nessun college o università del mondo occidentale che insegni materie classiche, storia antica, Nuovo Testamento, cristianesimo delle origini, ogni ambito correlato, che dubiti dell'esistenza di Gesù. Il motivo per pensare che Gesù sia esistito è perché è abbondantemente attestato nelle primissime fonti. Gesù di Nazareth è storicamente esistito e i suoi principali dati biografici sono noti agli storici. Fonti primitive e indipendenti indicano che certamente Gesù è esistito. Un autore di cui disponiamo conosceva il fratello di Gesù e conosceva il discepolo più vicino a Gesù, Pietro. È un testimone oculare sia del discepolo più stretto che del fratello di Gesù. Nessuno oggi si mette a negare la sua esistenza e i dati principali della sua vita. Gesù è un poveraccio qualunque, è un indigeno di una provincia periferica e turbolenta dell'impero romano, sottomessa con la violenza dai romani. Gente come lui, ce n'erano milioni nell'impero romano, ma nessuno ci ha mai raccontato niente di nessuno di loro. E invece di Gesù, tanti hanno raccontato la vita, ripeto, non molto tempo dopo la sua morte. Affermò di essere l'unico ed eterno figlio di Dio. Gesù ha creato un movimento, non ha mai cessato di esistere fino ad oggi, e che era già in piena fioritura pochi anni dopo la sua morte. I discepoli, testimoni oculari dei fatti, hanno trasmesso tutto ciò che sapevano e questo sapere è confluito in quattro autobiografie, i quattro Vangeli, da subito considerati canonici e attendibili. E la fede si è diffusa non con le armi, non con la violenza, ma con la predicazione della pace e la celebrazione domenicale dell'Eucarestia. Prendiamo San Paolo. San Paolo era praticamente un coetaneo di Gesù e San Paolo è sicuramente esistito. Abbiamo le sue lettere. Nella prima lettera ai Corinzi, datata a 55 d.C., Paolo trasmette ciò che lui a sua volta ha ricevuto. La fede in Gesù, crocifisso e morto per i nostri peccati secondo le scritture, deposto nel sepolcro, risuscitato il terzo giorno ed apparso a individui e gruppi, molti di quali ancora in vita, in differenti luoghi della Palestina. Il cuore del cristianesimo non si è formato gradualmente divenendo una leggenda, ma sorse tutto insieme a ridosso della crocifissione di Gesù e con questo dato di fatto bisogna fare i conti. E San Paolo era un capofila di un grande movimento internazionale fondato da Gesù pochi anni dopo la sua morte e vogliamo ipotizzare che si sia inventato il nome di Gesù o che se lo siano inventato gli evangelisti. Ritengo che gli atei si siano resi un disservizio saltando sul carro del miticismo. Perché francamente vi fa sembrare stupidi agli occhi del mondo esterno. Se questo è ciò che credete, apparite come degli sciocchi. Fareste molto meglio ad attenervi alle evidenze storiche e discutere storicamente. Ma come si fa a pensare a una congiura internazionale per inventarsi che pochi anni fa è vissuto quest'uomo straordinario e tutti noi ce lo ricordiamo ancora e ha fondato questo movimento che adesso sta avendo un grande successo? Ecco, come si fa a immaginare che ci sia stata una congiura per inventarselo? La domanda di Gesù arriva fino a noi, oggi. E voi, chi dite che io sia?